Una buona serata, edizione delle 19 del nostro telegiornale che apriamo parlando della linea Edison che è stata bocciata, linea che riguardava la bonifica dei siti inquinati di Bussi. La bocciatura è arrivata ieri a seguito del tavolo convocato al Ministero dell'Ambiente per analizzare le proposte dell'azienda. Soddisfatti tutti i rappresentanti regionali, sia sul versante politico che delle associazioni ambientaliste. Il servizio è di Alfredo Primalte. Entro il 30 novembre dovrà essere presentato un nuovo progetto per la bonifica di Bussi. Non passa dunque la linea di Edison per quanto riguarda la cosiddetta discarica dei Veleni Tremonti e per Piano d'Orta. I rifiuti sono da rimuovere in toto. Questo è quanto è emerso dal tavolo tecnico che si è svolto ieri al Ministero dell'Ambiente a Roma. La presenza, tra gli altri, dei rappresentanti della regione, della provincia e del comune di Bussi, dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'INAIL, dell'ARTA e delle associazioni ambientaliste. Il Ministero, insieme agli altri enti, una volta esaminate le due proposte progettuali che prevedono la permanenza dei rifiuti in loco con una copertura e altri interventi di decontaminazione, ha di fatto ribaltato la linea proposta dall'azienda. Sia per Bussi che per Piano d'Orta, l'opzione indicata dal tavolo è stata quella della totale rimozione dei rifiuti, con il contestuale avvio immediato di interventi di prevenzione come il pompaggio delle acque contaminate e con l'esame di ulteriori interventi sui terreni e sul suolo contaminato. A fine mese, quindi, Edison dovrà presentare i due nuovi progetti che saranno ridiscussi a metà di dicembre, quando è prevista una nuova riunione preliminare alla conferenza dei servizi. Il sottosegretario alla giunta regionale con delega all'ambiente, Mario Mazzocca, ha descritto la totale rimozione dei rifiuti come unica opzione possibile, aggiungendo che natura e consistenza delle situazioni di Bussi vanno necessariamente affrontate da un duplice punto di vista, geologico e idrogeologico, perché il sito insiste dove transita il più grande e importante acquifero d'Abruzzo. WWF e Lega Ambiente parlano di un buon risultato. Le due associazioni ambientaliste giudicano positivamente anche la proposta di sdoppiare l'azione in due sottoprogetti, rimozione dei rifiuti ed intervento sulla sorgente inquinata. È stata frenata anche quella che avevamo definito una provocazione e ora Edison dovrà fare quello che in 10 anni non ha fatto, commenta soddisfatto Augusto De Santis del Forum Abruzzese dell'Acqua. Mentre il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, ricorda che per Piano d'Orta il Ministero dell'Ambiente ha esaminato il progetto di sistemazione finale della Edison ed ha richiesto alcune integrazioni tecniche. È stato anche calendarizzato un incontro con la regione per valutare l'ampliamento del perimetro del sito nazionale. E a Pescara è iniziato il dragaggio del porto, oggi giornata di Ognissanti operai al lavoro nella zona del Molo Sud, il servizio di Paolo Rezzetti. A seguito della mareggiata che ha prodotto l'incagliamento di alcuni pescherecci e per evitare conseguenze, diciamo, anche alle persone, si è intervenuti con un'attività urgente, come si può anche vedere, anche oggi sono al lavoro, nel rispetto del programma che abbiamo concordato anche con i rappresentanti della marineria. Si tratta di lavori urgenti che presuppongono il trasferimento di 5.000 metri cubi, diciamo così, allocati nelle vasche provvisorie alle mie spalle, e al trasferimento a discarica, in quanto classificati in categoria D ed E dall'ARTA e quindi non utili al ripascimento, diversamente dai primi 5.000, e poi si procederà, come si sta facendo, al dragaggio di ulteriori 10.000 metri cubi. Tutto ciò in previsione anche dell'intervento per quanto riguarda i lavori strutturali qui al porto. Ma questa quantità dragata basterà per risolvere i problemi? La quantità dragata consentirà di mettere in sicurezza le attività per un certo periodo di tempo. Certo, le mareggiate, in assenza delle infrastrutture portuali, continueranno a insabbiare il porto di Pescara, ma ci sono in corso l'8, mercoledì prossimo, si firmerà il contratto con l'impresa da parte del provveditorato per la realizzazione della soffolta, che è un altro lavoro che va in contemporanea con il taglio della diga e che precedono la realizzazione dei moli. Il completamento di tutte queste infrastrutture ci fa sperare che i lavori di dragaggio, sempre necessari in un porto, saranno sempre in misura ridotta nel prossimo futuro. Però c'è bisogno di correre
nei tempi realizzativi di una infrastruttura che garantisce e garantita da una copertura finanziaria attraverso il master plan e i fondi regionali messi a disposizione per questa infrastruttura. DMS, un database per il turismo. Finalmente tutti i dati saranno raccolti con un sistema innovativo a disposizione degli operatori turistici. Ad illustrarlo in regione il vicepresidente Giovanni Lolli, il servizio di Filippo Tronca. Un grande database dove tutti gli attori del turismo abruzzese potranno inserire informazioni e prodotti turistici accessibili in modo univoco e aggiornato. Questa sarà la piattaforma DMS, Destination Management System, un sistema che sta adottando anche Veneto e Trentino. Ad illustrarne natura e potenzialità oggi a Palazzo Sirone il vicepresidente della regione Giovanni Lolli e ancora Dario Colecchi, presidente PMC Abruzzo Innovazione Turismo, Claudio Ucci, responsabile DMC, le compagnie di destinazione, Marcello Squinciani, direttore PMC Abruzzo Innovazione Turismo e Massimo Bregani, amministratore Feratel Italia. Sarà un sistema implementato in entrata da Regione, Gal, DMC, dalla Saga e dalle società di trasporto, dai parchi e soprattutto dai privati. In uscita i dati potranno essere utilizzati da uffici informazioni, siti internet e app turistiche. La piattaforma potrà poi essere inserita in quotidiani online e siti web, personalizzabili grazie a vari filtri per area geografica o settore di interesse. Centrale sarà il servizio di prenotazione alberghiera. Noi mettiamo gli strumenti, il primo strumento che abbiamo messo è finalmente la raccolta dei dati. Attraverso Sitra noi abbiamo adesso un osservatorio in grado di dirci i dati come evolvono. L'altro stiamo riorganizzando il sistema degli IAT, che era veramente messo in condizioni abbastanza imbarazzante, insieme ai comuni, insieme al DMC. E adesso oggi qui presentiamo questo pregevolissimo lavoro fatto dalla PMC e dal Polo, che è a disposizione di tutti gli operatori. Adesso la vera sfida è capire se gli operatori, che in tutti questi anni sono molto lagnati dei ritardi della regione e ci avevano ragione, però di fronte al fatto che la regione finalmente mette a disposizione gli strumenti, adesso questi strumenti li vorranno pienamente adoperare. Noi faremo 6 incontri pubblici in 6 aree del territorio per ascoltare e per spiegare quello che stiamo facendo. Mi aspetto che gli operatori, oltre alle giuste lagnanze, a questo punto collaborino pienamente con noi per cercare di organizzare un sistema più moderno e più efficace. Tecnicamente è un software che viene distribuito a tutti i fornitori di servizi, sia alloggi che extraalberghieri, e sia a tutti gli operatori che possono caricare di informazioni la piattaforma regionale, e lo stesso software avrà poi la capacità di distribuire queste informazioni su diverse piattaforme, che potrebbero essere sia app per i telefonini, sia siti internet della regione, sia siti internet declinati per linee di prodotto per la regione, evitando quindi la duplicazione delle informazioni in inserimento e una grossa potenza di fuoco per quello che riguarda la promo commercializzazione della regione Abruzzo. E oggi giornata di Ogni Santi, tanti pescaresi si sono recati questa mattina nei 2 cimiteri cittadini dei Colli e San Silvestro. Sopralluogo anche dell'assessore ai servizi cimiteriali, Loredana Scotolati. Assessore Scotolati, anche lei oggi è qui per portare dei fiori ai suoi parenti, ma anche per verificare come tutto sta andando, diciamo, in grande tranquillità. Ci siamo mossi per tempo per garantire attraverso la società del comune di Pescara attiva, che adesso ormai gestisce tutti e 2 i cimiteri, sia questo di Pescara Colli e sia quello di San Silvestro, la massima accoglienza a tutti i fruitori delle strutture, sia in termini di funzionamento dei servizi, gli ascensori, le fontanelle, di pulizia e anche di come dire, garbo dei luoghi. Abbiamo curato la sistemazione delle aiuole con dei fiori. Potenziati ovviamente i servizi pubblici per i quartieri dei 2 cimiteri, però a Pescara c'è un problema che non dipende ovviamente da questa amministrazione, quello, diciamo, della mancanza di parcheggi a ridosso del cimitero dei Colli e di San Silvestro, quindi sarebbe importante far passare anche un messaggio che chi può recarsi ai cimiteri a piedi. Ma in generale, con le azioni che stiamo ponendo in essere per la mobilità sostenibile, stiamo cercando di incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici e, per chi può e dove è possibile, l'utilizzo delle biciclette. Noi abbiamo una grande parte di Pescara che è pianeggiante e si presta a questo.
se il finanziamento del progetto Polaris consentirà anche un migliore collegamento con i colli, con mezzi ecologici e delle stazioni di scambio per il passaggio dall'autobus alle biciclette. Dobbiamo fare uno sforzo un po' tutti quanti di accettare una dimensione diversa dell'utilizzo della macchina propria, solo per chi ha bisogno. Cronaca adesso, un incendio ha seriamente danneggiato il capannone di un corriere espresso nella zona industriale di Moscufo. Le fiamme si sono sviluppate nella DAG intorno alle 21.30 di ieri sera. Il rogo è di origine dolosa, ad appiccarlo sarebbe stato un padroncino che in passato lavorava per la ditta. L'uomo è irreperibile e sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri. Sul posto, lanciato l'allarme, sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco di Pescara che hanno lavorato fino alle 3 del mattino per domare l'incendio che si era sviluppato. Il rogo ha interessato il materiale presente all'interno del capannone, parte della struttura e alcuni veicoli che erano in un'area adibita al noleggio dei mezzi. Lo stabile è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco. Ad inchiodare il responsabile sono le testimonianze di alcuni dipendenti che quando è stato appiccato il rogo erano sul posto e inoltre le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza già visionate dai carabinieri della compagnia di Montesilvano. L'uomo, un auto trasportatore, non collaborava più con l'azienda ma continuava a chiedere un lavoro. Ieri sera ha raggiunto la struttura con una tanica e ha successivamente appiccato il rogo. Subito dopo il gesto si è dato alla fuga e adesso è ricercato. Cambiamo argomento adesso. Confindustria Chieti Pescara ha illustrato quello che farà la Simest in Abruzzo a sostegno dello sviluppo internazionale delle imprese abruzzesi. Si parla di internazionalizzazione delle imprese abruzzesi oggi in questo incontro in Confindustria con la Simest, un'opportunità importante proprio per l'imprenditoria della nostra regione. Sicuramente, io che da ex presidente ho sempre parlato come un modello importante per crescere l'internazionalizzazione, oggi sono testimone di questo evento bellissimo, per noi è un'opportunità grande perché siamo testimoni di una filiera importante che è SACE e Simest, per la quale siamo abituati in qualche modo sempre a parlarne in modo negativo, invece oggi posso dire che per fortuna ne sto traendo grandi benefici perché è un'opportunità di proiettarmi su quei mercati internazionali dove oltre al credito per il quale ci sostiene SACE, si richiede una forte patrimonializzazione e qui Simest è intervenuta con 10 milioni di euro. Quanto è stato fatto in Abruzzo per l'internazionalizzazione e quanto ancora bisogna fare? Ma l'internazionalizzazione oggi c'è sempre da fare, per fortuna. Si sta facendo, però ecco, la mentalità, ritorniamo a quello, oggi la cultura è quella che ci deve spingere a fare questi passi. Si può dire che per alcune aziende è più semplice però andare all'estero, per altre un po' meno? L'estero è difficile, l'estero non è facile, ha bisogno di un percorso come di maturità, come tutti i mercati, chiaramente in questo momento è ancora più difficile. Certo, per chi ha iniziato da tanti anni è chiaramente più facile. A Pescara ha riaperto il ponte ciclopedonale di via Valle Roveto, chiuso perché danneggiato da un atto di vandalismo diverso tempo fa. Torna a nuova vita la pista ciclopedonale di via Valle Roveto, un impegno finanziario anche importante da parte dell'amministrazione comunale per una struttura che aveva subito dei danneggiamenti nei mesi scorsi. Sì, negli anni scorsi, diciamo la verità, questa è una struttura che non è del comune di Pescara, è della provincia, perché la pista ciclabile sul Lungofiume è tutta quanta della provincia. Tuttavia nel 2015 il sindaco Alessandrini, per via diciamo, delle condizioni in cui versava questa parte del ponticello, emise un'ordinanza di impossibilità diciamo, di transito. Dalla provincia, che come condizione economica sta messo più o meno come il comune di Pescara, non aveva la possibilità di metterla a posto, così c'è stata una convenzione nata da una missiva del 2016 con cui il comune di Pescara si è preso briga diciamo, di manutenere questa parte e abbiamo sostituito le travi di larice che diciamo, a dispetto di quello che si dice dell'arice, che era il legno utilizzato dai romani perché pareva che non fosse infiammabile, in realtà qui i vandali sono riusciti anche in questo e quindi l'abbiamo sostituito con questo materiale.
Naturalmente nel farlo abbiamo visto come gran parte di questo ponte veramente si trova in condizioni di grande precarietà, per cui con questi 80.000 euro abbiamo rifatto questa parte, c'è circa 140 metri di ponte, poi ne serviranno altri 100 metri ancora, quindi dobbiamo trovare i fondi il prossimo anno nel piano triennale per poterlo completare. Intanto questo comunque è un passaggio molto importante, perché con il nuovo ponte Flaiano e quindi con le corsie, diciamo, pedonali che c'ha e ciclabili che c'ha il ponte Flaiano, si riesce a evitare l'arteria di via del circuito, che per le biciclette non è la cosa più semplice, anzi qui sì, c'è un passaggio in sicurezza con un'area sicuramente diversa di quella che si respira in via del circuito e tutto sommato molto più bella da praticare per ciclisti e pedoni. Andiamo a Teramo adesso, perché il Centro Servizi per il Volontariato ha lanciato una campagna di comunicazione sociale per invitare i cittadini a diventare volontari del soccorso. Il progetto è stato promosso dal CSV in collaborazione con il Comune di Teramo e la Regione Abruzzo. Il servizio di Tania Bonici Castelli. In una croce c'è la salvezza di tanti. Presentata al Centro Servizi per il Volontariato di Teramo, la campagna di comunicazione sociale realizzata dai volontari teramani per invitare i cittadini a diventare volontari del soccorso. L'evento, promosso dal CSV in collaborazione con il Comune di Teramo e il COGE, Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Abruzzo, ha visto alternarsi davanti ad un'affollata platea le testimonianze delle 9 associazioni partecipanti al progetto. Per me il volontariato significa far del bene agli altri. Non è una cosa per mettersi in mostra, ma nelle piccole cose basta anche un sorriso di una persona, anche soprattutto le persone anziane che noi andiamo a soccorrere, bisognose, che uno vede che sono da sole proprio, eccetera. A noi ci basta un sorriso, un grazie per essere gratificata. Io ho iniziato da giovane, quando avevo 18 anni. È iniziato per gioco, però dopo mi sono fatto una domanda, cioè è il modo in cui io do il mio tempo libero, quello che posso dare, a dare una mano a chi ne ha veramente bisogno. Ai momenti formativi hanno partecipato il giornalista Nicola Catenaro, Gabriele Di Donato, copywriter e consulente creativo, affiancato in una delle giornate formative dai registi Stefano Saverioni e Cristiano Donzelli e il fotografo Armando Di Antonio. Questa è la seconda edizione, continueremo probabilmente con tutti i settori, quindi mano a mano cercheremo di aiutare tutte le associazioni a venire fuori con quello che può essere uno slogan che dia in qualche modo un messaggio alla cittadinanza per stimolare qualche cosa che può essere utile a loro e a tutti. Per me volontariato è una cosa che si sente dentro, purtroppo io sono 22 anni che lo faccio e continuerò a farlo. In una croce c'è la salvezza di tanti, recita lo slogan della campagna di comunicazione che rappresenta i volontari mentre fissano sorridenti l'obiettivo in una posa a forma di croce, simbolo internazionale di soccorso associato all'idea della possibilità di salvezza per le vite umane ferite o in pericolo. La croce è il nostro simbolo, salvare vite è la nostra missione, questo è il volontariato a Teramo. Andiamo all'Aquila adesso, la società dei concerti aquilana Barattelli spiega perché il concerto di Noah si farà a Pescara. Sono anni, dice amareggiato il maestro Battistelli, che la politica non dà risposte alla necessità di spazi culturali. Daniela Rosone. L'auditorium della Guardia di Finanza ha problemi di agibilità, ma nonostante questo sono sempre stati gli unici interlocutori sinceri e sensibili in questi anni verso le nostre problematiche. Non è una polemica, ma un dato di fatto. Secondo il presidente della Società Aquilana dei Concerti, il maestro Battistelli, che dopo una settimana di polemiche interrompe il silenzio e spiega perché il concerto di Noah sarà spostato a Pescara il 5 novembre prossimo al Teatro Massimo. Non ci sono spazi all'Aquila, dice, ma in questi anni si è sempre latitato senza trovare una soluzione. La Società dei Concerti Barattelli è una delle più prestigiose in Italia, ma lo dico sul serio, non perché la rappresento, ha una storia di oltre 70 anni, sono venuti qui all'Aquila grazie alla Barattelli i più grandi concertisti del secolo scorso. La risposta che c'è stata ormai da troppi anni, che c'è stata dal mondo politico, è una risposta di trascuratezza, di non necessità di fare cultura in questa città. Ci auguriamo, hanno detto i presenti, che sia l'unica e l'ultima volta dopo 70 anni di storia di dover emigrare. L'unica strada, insiste Battistelli, è a creare una casa unica della cultura. La finanza sempre sensibili, ma il problema rimane se non lo si affronta a monte. Ogni anno noi ci troviamo ad affrontare sempre gli stessi problemi
è evidente che a un certo punto questo non può reggere, si arriva a un momento di crollo, per cui era previsto lì. Poi ci sono dei problemi tecnici di agibilità che da anni si trascinano e che non sono stati risolti, per cui a un certo punto anche il comandante dei Vigili del Fuoco non ha dato l'agibilità, ha fatto il suo dovere, e quindi non abbiamo più il luogo dove fare i nostri concerti. Giacomo Acerbo e i suoi rapporti con Mussolini e D'Annunzio, il nuovo libro dello storico Franco Di Tizio che è stato presentato a Loreto Aprutino, il servizio di Vestina News. Presentato a Loreto Aprutino nella sala Cascella del Castello Chiola, il libro Giacomo Acerbo e i suoi rapporti con D'Annunzio e Mussolini, del dottor Franco Di Tizio, che ha tracciato in questo volume tutta la vita di Acerbo, nato a Loreto Aprutino, basandosi soprattutto sui documenti, lettere, articoli di stampa, decreti, volumi di storia, ampliando il suo racconto con una raccolta fotografica. Di Tizio traccia una biografia di Acerbo come una vita segnata da due fasi nettamente contrastanti, un primo di ascesa al potere ed un secondo sovrastato dal rischio tremendo di una morte cruenta quando egli espresse un voto sfavorevole a Mussolini. Nella seconda parte del libro Di Tizio racconta, sempre tramite lettere e racconti, letti per l'occasione dall'attrice Franca Minnucci, il rapporto con il Vate D'Annunzio anche nei numerosi incontri al Vittoriale. Ci fa capire un po' il ruolo che Giacomo Acerbo ha avuto in Abruzzo e ci fa capire anche il rapporto che ebbe con D'Annunzio, insomma. Una passione, ognuno ha una passione, io sono di Francavilla al Mare, quindi mi sono occupato un po' del Cenacolo, ho cominciato a studiare anche D'Annunzio e incrociando quello con Giacomo Acerbo ho pubblicato anche questo libro. Lui ha saputo interpretare passaggi fondamentali della vita abruzzese e nazionale, ha dimostrato che si diventa classe dirigente studiando, investendo tempo, dedicandosi a conoscere piccole e grandi questioni, ha saputo interpretare dal punto di vista nazionale anche le domande dell'Abruzzo. Sicuramente è una persona che può dividere quando si va a parlare di ideologie. Nell'era postmoderna, dove devono valere le idee, probabilmente dobbiamo andare a prendere il buono che c'è in chi comunque è nella storia. Una giornata come oggi anche dare già un giusto riconoscimento nei confronti di questo concittadino importante. E adesso apriamo la pagina di sport, partiamo dal Pescara, doppia seduta odierna per i biancazzurri in vista del big match di dopodomani contro il Palermo all'Adriatico Cornacchia. Restano tanti dubbi di formazione per Zeman, in attacco l'unico certo sembra essere Leonardo Mancuso, diventato titolare inamovibile dopo aver superato un fastidioso infortunio muscolare. Lo ascoltiamo. Leonardo Mancuso, dopo due sconfitte consecutive, venerdì c'è questa gara con il Palermo allo Stadio Adriatico, forse la gara più difficile che poteva capitare con la capolista, ma il Pescara ha l'obbligo di cercare la vittoria proprio per riscattare questi due KO. Sì, è la più difficile, ma secondo me anche la più bella, la più affascinante, quindi è una partita bellissima da giocare dove vogliamo veramente fare bene e ottenere un gran risultato. Affronterete una squadra che è in forma, che ha tanti stranieri in squadra, ma che non sempre è riuscita a proporre un calcio spettacolare. Sì, noi adesso dobbiamo pensare a noi, a quello che dobbiamo fare, a cercare un ottimo approccio alla partita. Sappiamo che il Palermo è una squadra dotata di grandi giocatori, ma questo non ci deve assolutamente intimorire, anche perché credo che anche noi siamo un'ottima squadra. Pescara un'ottima squadra che però continua a far fatica ad assimilare i dettami tecnici, gli insegnamenti di Zeman, come mai? Ma credo più che altro che è una squadra che deve ottenere continuità, diciamo, perché comunque ora arriviamo da due sconfitte, ma prima ne avevamo vinte due, quindi stiamo facendo un po' di alti e bassi, noi vogliamo cercare di dare ora di dare continuità, ecco, a dei buoni risultati. Tutti però dicono che questo è un Pescara poco zemaniano, a voi questa cosa dà un po' fastidio, sentire sempre questo solito ritornello settimana dopo settimana? Ma noi lavoriamo sempre per cercare di farlo diventare il più possibile un Pescara zemaniano, a volte ci riusciamo, a volte no, ma solo con il lavoro settimanale possiamo assimilare al meglio quelli che sono i dettami del mister. Risolti i problemi fisici, Mancuso è diventato un titolare quasi inamovibile di questo Pescara. Ma io ho avuto un problema fisico inizialmente, ora sono a disposizione
di tutti, dei compagni, della squadra, di tutto l'ambiente, e cerco di mettere di dare il massimo di quelle che sono le mie potenzialità, e sperando di ottenere buoni risultati. E scendiamo in Serie C, andiamo a Teramo perché è tornato titolare a Bergamo il centrocampista biancorosso Giovanni Graziano. Parla dei due ultimi pareggi dei biancorossi in trasferta e mette nel mirino un mese, quello di novembre, che sarà fitto di impegni per il Diavolo. L'intervista è di Ania Cantagalli. Giovanni, due punti nelle ultime due trasferte, è un buon percorso per in ottica salvezza, ma c'è un po' di rammarico? Sì, c'è un po' di rammarico ovviamente, perché si punta sempre a fare il meglio possibile, arrivare ai tre punti ogni partita, però a Sant'Arcangelo era una partita ostica perché loro arrivavano da una brutta sconfitta e dovevano per forza fare punti, qualsiasi squadra anche di vertice secondo me avrebbe fatto fatica. Siamo andati in svantaggio due volte e l'abbiamo recuperata. L'ultima partita, il primo tempo, eravamo in difficoltà perché loro, anche loro una grandissima squadra, palleggiavano bene, ma abbiamo avuto la forza di rimanere in partita, di rimanere uniti, e alla fine alla prima occasione siamo riusciti a buttarla dentro e per assurdo rischiavamo anche di vincerla. Quindi sono stati due punti positivi, dimostriamo che comunque abbiamo carattere, riusciamo sempre a riprendere la partita, e questa è una cosa importante. Appunto, questo è un grande pregio, almeno fino a questo momento, del Teramo, ma per certi versi può essere anche un po' in difetto, perché bisogna prima prendere uno schiaffo per poi reagire. Sì, può essere una cosa negativa, anche perché non sempre si riescono a recuperare le partite, però questo fa capire che siamo un grande gruppo, che stiamo lavorando bene, soprattutto chi entra a partita in corsa molte volte diventa fondamentale. Vedi Frattangelo, che stava trovando poco spazio, è entrato ed è risultato decisivo sia contro il Sant'Arcangelo che contro l'Albino Leffe. Quindi questa è la strada da intraprendere ed è l'unica strada che io conosco: lavoro, sacrificio e allenarsi tutti al massimo. Inizia un mese complicato, sei impegni in un mese, c'è anche la Coppa Italia, sarà un mese importante in ottica classifica? Sarà un mese importantissimo, dove dobbiamo cercare ovviamente di strappare più punti impossibile. C'è anche la Coppa Italia, che secondo me è importante, soprattutto magari per chi ha trovato meno spazio si può mettere in mostra, può trovare minuti, può trovare continuità. Quindi è un mese tosto, dobbiamo concentrare, trovare forze fisiche ma soprattutto mentali. E tu cosa chiedi in più a te stesso? Io chiedo in più a me stesso, posso sempre fare meglio, devo continuare a lavorare al massimo, non mi devo ovviamente accontentare, non ho fatto assolutamente nulla, e continuare su questa strada. Su Tirol è una sfida salvezza domenica prossima, fattore campo da sfruttare appieno? Sì, giochiamo in casa con i nostri tifosi, che ci possono dare, ci hanno sempre dato una grande mano sia in casa che anche in trasferta, però in casa ovviamente dobbiamo sfruttarlo il più possibile. Sappiamo che è una buonissima squadra, ma cercheremo di fare tutto il possibile per cercare di portare via punti. Scendiamo adesso in Serie D, perché oggi si è giocata la decima giornata di campionato. Vediamo i risultati con l'ausilio della grafica: Campobasso L'Aquila 0-0, Castelfidardo Recanatese 1-1, Fabriano Matelica 0-3, uno dei due derby di giornata, Francavilla Avezzano, è terminato 1-1, 0-0 tra Monticelli e Jesina, 0-3 la vittoria del Pineto sul Nero Stellati Pratola nell'altro derby abruzzese di giornata, 1-0 tra Agnonese e San Marino, vittoria della Vispesaro sul campo del San Nicolò 1-0, pareggio per la Vastese contro la San Giustese 1-1. Vediamo anche la classifica. Dopo 10 giornate di campionato comanda il Matelica a quota 25 punti, 22 punti per la Vispesaro, 20 per la Vastese, 19 per il Campobasso, 18 per il Castelfidardo, 16 per Francavilla, L'Aquila e Avezzano, 15 per Pineto e San Giustese, 14 per il San Marino, 13 per la Jesina, 10 per Agnonese e Recanatese, 7 per il San Nicolò, 6 per il Fabriano Cerreto, 5 per il Monticelli. Chiude il Nero Stellati Pratola a quota 2 punti. E io vi rimando tra poco all'appuntamento con l'Abruzzo del Pallone per le immagini, le interviste di questo pomeriggio, che ha visto in campo la Serie D. Il TG6 invece torna per la terza edizione questa sera alle ore 23. È tutto, buona serata.